iniziamo subito con l'Unione Sarda che titola: scoppia il caso Barracciu, Pigliaru esclude gli indagati dalla giunta, è polemica. L'Olbiese Scanu annuncia il ricorso alla Consulta. Il Toto Giunta e il professore resta ottimista, assessori al top. Centrodestra, la faida interna da anni, mina la coalizione. Politica, Renzi, Grillo, scontro in streaming. Ad Alghero, cameriere ucciso, arrestati due ventenni. Basket, Eurocup, fantastica Dinamo, tedeschi battuti. A Paolo Ilatino, incidente, muore cuoco di Marrubio. Andiamo avanti, proseguiamo con la Nuova Sardegna che titola: omicidio, due fermati, uno confessa. Alghero, il 25enne Soddu, ma non voleva uccidere. Un regolamento di conti. Pigliaru, nel mirino della Barracciu, regione è tutto giunta, l'eurodeputata esclusa. Nel PD accanimento contro di me e c'è un caso Ganau. Per gli assessori spuntano Don Cannavera e Paolo Fresu, potrebbero esserci sei donne. La Dinamo fa l'impresa e travolge il Bamberg 102 a 84. Andiamo avanti, proseguiamo con la Repubblica, i paletti del Colle sull'economia, Renzi a Banca Italia, poi due ore da Napolitano, scontro con Grillo in diretta TV. Domani o sabato il governo, lunedì la fiducia in Parlamento, Berlusconi, faremo un'opposizione responsabile, ma l'Italicum non si tocca. Un momento dell'incontro tra Renzi e Grillo nella foto notizia. Massacro a Kiev, si muove l'Occidente. Corriere della Sera titola: Renzi all'esame del Quirinale, il premier incaricato, sabato squadra, lunedì fiducia, vertice di due ore con Napolitano, il caso economia avanza a Padoan, tensione sull'Italicum. Lo show di Carlo in Arabia Saudita, il principe che danza con le spade. Ucraina, sono 26 i morti negli ultimi scontri, proteste e paura a Kiev, ora l'Europa e Obama minacciano le sanzioni. Facebook compra anche i messaggini, il colosso di Zuckerberg acquisisce WhatsApp per 19 miliardi di dollari. Con questa notizia si chiude qui il nostro appuntamento con la rassegna stampa di oggi. A voi tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata.